Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Quello che andremo a vedere in questo nuovo video è come realizzare più post per le varie piattaforme di social media in modo da organizzare il lavoro anche per più giorni, cioè realizzando più post per più giorni, pubblicandoli, programmandoli per più giorni in modo da avere più spazio poi per fare altre cose. Lo faremo utilizzando strumenti previsti per l'account Pro di Canva. Comunque sotto il video vi lascio il link per la creazione di un account in Canva. Potete provare anche quello Pro per 30 giorni gratuitamente. Quindi ne vale la pena, in modo che oltre alla versione free, per chi non ha ancora la Pro, potete testare e vedere se è qualcosa che può effettivamente fare al caso vostro. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo di mettere poi un mi piace se il video vi è stato utile, di condividerlo con persone a cui questi argomenti possono interessare e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi ulteriori video tutorial che possono aiutarvi comunque nella vostra attività. Bene, in un progetto ho aperto un nuovo progetto, apro qui l'assistente di Canva e scelgo scrittura magica. È per i pro. Come vi ho detto già all'inizio, le funzioni che sto utilizzando all'interno di Canva sono previste per un account pro, quindi scrittura magica, entriamo qui e cliccate su provalo. Quindi qui vi dice cosa dovete fare, usa 5 più parole per descrivere ciò che vuoi scrivere. Per confermare premi enter. Ok, io adesso gli dico dammi 20 idee su come utilizzare Canva per i social media. Mettiamo così. Ok, quindi qui dice vabbè che il testo è stato creato con l'intelligenza artificiale utilizzando Canva Magic Write e questa tecnologia è nuova, in continuo miglioramento. Ti invitiamo a controllare l'accuratezza dei contenuti prima di condividerli. Ok, allarghiamo un po' i nostri contenuti. Allora, cosa mi dice? Creare immagini di copertina per i profili social, realizzare template per i post social media, realizzare infografiche informative, creare annunci pubblicitari per i social media, eccetera. Poi un'altra cosa, sapete che a me piace farvi vedere comunque quello che si può o quello che non si può fare. E allora entriamo qui. Utilizzare scrittura magica per generare un testo. Qui vi spiega un po' le lingue supportate, cos'è scrittura magica e qua vi dice come posso usare scrittura magica. Allora, chi usa Canva gratis ha a disposizione 25 utilizzi di scrittura magica per tutta la durata di iscrizione, cioè chi ce l'ha gratis può usarlo 25 volte e basta. Poi insegnanti e persone con ruolo di amministratore di Canva Pro, Canva Team, Canva per il no profit o Canva per la scuola hanno a disposizione un massimo di 250 utilizzi di scrittura magica, quindi molti di più. Quindi questo limite è relativo a ogni singola persona che usa questa funzionalità. Se si ha un abbonamento annuale viene ripristinata, se abbiamo iniziato l'abbonamento il 10 di novembre, vi dice qua, il limite di utilizzo di scrittura magica viene calcolato, viene ripristinato il 10 di ogni mese. Poi qui vi spiega come fare, qui vi spiega come utilizzarla, quindi come generare un testo nuovo, come generare contenuti da un testo esistente e qua vi spiega un po' per cosa potete usare scrittura magica. Trovare nuove idee col brainstorming è quello che suggerisco sempre io. Vedete qua vi dà tutti brainstorming su idee di marketing, post Twitter, elenco di 20 domande per un'intervista, eccetera. Quindi ecco, qui vi dice quali sono i limiti di scrittura magica, perché praticamente il tutto è aggiornato fino alla metà del 2021, quindi un po' come il ChatGPT in versione gratuita, questo può contenere delle informazioni non recenti.
Poi vi dice che le istruzioni che prendono in considerazione sono solo quelle contenute nel testo che si è inserito. Più contesto e istruzioni vengono fornite, migliore sarà il risultato. Poi qui vi dice, vedete, ecco qua, importante anche, prevediamo un limite di input di 1500 parole e un limite di output di circa 2000 parole. Quindi c'è un limite. Ciò significa che il testo generato potrebbe essere tagliato a metà della frase. Poi solo insegnanti e persone con il ruolo di amministratore di Canva per la scuola possono usare scrittura magica, non è disponibile per chi studia. Qua punta l'accento su, mette l'accento sui comportamenti che devono essere corretti. E qui vi dice: qual è la normativa Canva sul testo generato tramite intelligenza artificiale? E vi dice: queste sono, poi qui trovate le condizioni della normativa. Vi dice, tieni presente che qualsiasi cosa tu inserisca influisce direttamente sui risultati generati da scrittura magica, perché cerca di trovare corrispondenza con le istruzioni specificate. Il contenuto che genera non si basa solo su opinioni o convinzioni proprie e non viene espresso a nome di Canva. Quindi hanno messo comunque filtri e controlli per generare risultati in sicurezza e in modo responsabile. E quindi è necessario seguire le condizioni e le normative che cliccando qui poi trovate. Ok? È in inglese e provvedete poi a una traduzione. Con i vari traduttori che esistono online. Ok, mi interessava farvi vedere anche questo. Adesso riprendiamo il nostro progetto. Prendo questi punti e faccio un copia e incolla in un documento di Google. Allora mi metto qua. No, il mio foglio di lavoro è questo. Allora, e lo faccio un copia e incolla. Ok, poi torno qui e copio anche il titolo, nomino anche il mio foglio. Qui, ok, ci sono i miei contenuti, metto tutto nella colonna A, allargo la colonna. Perfetto. Poi prendo, clicco su File e scarico il documento. Quindi bisogna scaricare un documento CSV. Una volta scaricato mi trasferisco di nuovo su Canva. Andare qua in alto, creare dove c'è, crea un progetto e metto Instagram e vi dà tutto quello che è relativo a Instagram. A questo punto scegliamo un post quadrato di Instagram. Non è fondamentale adesso ai fini del nostro tutorial, quindi va bene questo. Poi vado a scegliere. Allora, andiamo a scegliere un template già di questi qua pronti. Per esempio questo qui, ok? Qui potete cambiare i colori. Per esempio posso inserire, allora pensando a Canva, sto facendo dei post per suggerire come può essere utilizzato Canva all'interno dei social media. Posso utilizzare dei colori che ricordino anche il logo di Canva. Allora mi posiziono qua. A me piacciono i gradienti, per cui posso andare sui gradienti. Per esempio, così già mi ricorda un po'. Adesso ovviamente lo faccio velocemente. Questo mi ricorda già un po', mi riporta un po' a quello che è il logo di Canva. Qui è possibile cambiare comunque i colori anche dei quadratini. Possiamo far così e così. Poi questi li facciamo per esempio neanche. Ok. Cioè adesso una roba così veloce è buttata lì. Io adesso qua cosa sto facendo? Sto impostando la prima pagina in modo che poi questa si ripresenti sugli altri 20 post. Qui sotto posso, nel loro raggruppamento, posso mettere eventualmente Digital Edu. Qui mettiamo, facciamo così. Ingrandisco un pochino, porto a 30, ok, facciamo così. Per vedere meglio potete ingrandire così, posso fare degli effetti, ombra, anzi tutto sotto dobbiamo metterla nera, perfetto. Se più allargate più vedete il sotto. Più allargate, ovviamente più ingrandite,
più ovviamente vedete nel dettaglio tutte le lettere, le parole, e quindi potete modificare come meglio credete. Poi qua posso mettere crea i tuoi contenuti con Canva. Poi qua possiamo ripetere gli stessi effetti, effetto ombra. Qui possiamo anche cambiare il colore di Canva, per dire. Entriamo qua e non lo so, gli diamo, vediamo se non c'è molto stacco. Ok, questa parte e questa parte verranno mantenute poi in tutti i post. Cambierà solo questa parte qua, il resto rimarrà uguale per ogni mio post. Quindi poi cosa dobbiamo fare? Andate in app sulla sinistra e dovete trovare questo crea in blocco. Io ce l'ho già fuori per il semplice motivo che lo utilizzo, quindi poi li mette qui. Altrimenti lo trovate in app. Quindi vabbè, clicco su crea in blocco e mi dice inserisci manualmente i dati oppure carica CSV. Adesso proviamo a inserirli magari manualmente. Cliccando qui vi faccio vedere come si fa. Allora, qui posso aggiungere un testo e vedete mi aggiunge, oppure aggiungi un'immagine e qui aggiunge l'immagine. A questo punto vengo, cancello la tabella e faccio la mia nuova tabella. Comunque, cosa faccio adesso? Vado, riprendo il mio foglio di Google e copio i 20 punti e li incollo qui dentro. Vedete? Me li ha copiati tutti. In alto poi mettete il titolo, io metto 20 idee, non è così fondamentale. E verificate che ci sia tutto e poi cliccate fatto. Vedete, qui mi dice che ha trovato questi campi qua. A questo punto io mi posiziono nel box di questo testo. Cliccate sui tre puntini, connetti dati, 20 idee qui. Ok, vedete, deve apparirvi così all'interno di una parentesi graffa. A questo punto cliccate su continua, vedete che vi fa vedere tutti i 20 nostri 20 punti. Quindi a questo punto diamo crea 20 pagine e parte. E men che non si dica, vedete, mi ha realizzato le 20 pagine. Qui poi l'unica cosa che avevo fatto un reset prima che non si vede dalla registrazione, ma perché mi era andato un attimo in palla, aveva mantenuto comunque il colore, mi aveva tolto il colore alla scritta Canva, però non ci sono problemi, comunque poi potete andare a modificare tutto come volete. Quello che vi volevo far notare è che comunque avete realizzato in breve tempo 20 post. Se poi cliccate qui sotto dove c'è la visualizzazione in griglia, qui li vedete. E vi fate anche un'idea se dovete modificare le dimensioni eventualmente, dove dovete intervenire. Quindi basta che cliccate eventualmente questa che può essere sistemato, cliccate qui. Quindi si può entrare tranquillamente, eventualmente modificare le dimensioni, cambiare insomma eventualmente l'allineamento, come meglio si crede, fare tutte le modifiche che ritenete opportune. Però di base avete già costruito una comunicazione per 20 giorni. Eventualmente, se non vi interessano tutti, nel momento in cui torniamo un attimo in crea in blocchi, per esempio, inserisci i dati manualmente qui. Ci ritroviamo come prima. Allora questo lo cancello. Allora facciamo una cosa. Volevo far vedere una cosa che non vi ho fatto vedere prima. Rimetto dentro i miei dati. Qua metto 20 idee molto velocemente, tanto si fa in fretta. Mettiamo fatto. Ok, andiamo qui. Facciamo connetti dati, facciamo continua. Ecco, qui io ho lasciato selezionato tutto perché mi interessavano tutti e 20 i post, altrimenti potete deselezionare e scegliere quelli che vi interessano. Ok, era tutto qua, mi ero dimenticata prima di dirvelo. Ecco, adesso io ne ho realizzati 20, poi potete decidere se realizzare contenuti per un mese intero. Sicuramente sono strumenti che velocizzano molto il lavoro. Vi ricordo eventualmente che per provare l'account Pro per 30 giorni, per un mese gratuitamente, trovate il link sotto il video. Secondo me vale la pena provarlo in modo che vi fate un'idea anche di quanto può essere utile per
per la vostra attività. Poi per scaricare dovete fare altro che andare qui in condividi e scarica, quindi in formato PNG e scaricate i vostri post. Poi io qui potete scaricare, scusate, tutte le 20 pagine o anche qui effettuare la vostra scelta, però è ovvio che se già avete impostato contenuti per 20 giorni, andate a scaricare tutto. Allora, eventualmente posso generare anche dei post un po' più complessi. Allora, per esempio, voglio generare un post che abbia un titolo e una descrizione. Quindi, io torniamo un attimo alla scrittura magica. Facciamo aggiungi pagina e questo sopra cancello. Allora, da qui andate sempre all'assistente Canva. E cliccate su scrittura magica. Quindi io adesso voglio generare post per 10 giorni che però abbiano un titolo e un contenuto relativo. Facciamo finta che sono per esempio una pizzeria e voglio realizzare 10 post per 10 giorni, un post al giorno nel quale indico il nome di una pizza con i relativi ingredienti. Quindi adesso cosa dico a scrittura magica? Scrivi 10 tipi di pizze in elenco puntato, quindi perché io voglio un elenco con i nomi delle pizze, poi voglio un altro elenco a parte, quindi scrivi in elenco a parte puntato i relativi ingredienti, perché poi nel mio foglio di Google andrò a creare due colonne distinte, non ripetere il nome delle pizze nell'elenco degli ingredienti. Questo l'ho specificato perché magari poi nell'elenco puntato ripete di nuovo il nome delle pizze, invece a me servono unicamente solo gli ingredienti. Clicco Enter e vediamo. Ed ecco qui, mi ha creato come vedete l'elenco delle 10 pizze. Qui ha inserito anche il calzone, va bene, va benissimo, dai, teniamolo buono. E l'elenco degli ingredienti delle 10 pizze. Vediamo: margherita, pomodoro, mozzarella, basilico è giusto, capricciosa, pomodoro d'oro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto, olive, carciofini, quattro formaggi, mozzarella, sì, ok, li ha inseriti giusti, la marinara, pomodoro aglio origano, il calzone. Qui mi ha specificato chi usa calzone, vabbè, ma noi non lo inseriremo poi nel nostro dettaglio. E l'ha riempito come meglio credeva. Comunque, vabbè, teniamolo buono così. E Napoli, pomodoro, mozzarella, acciuga e origano. Sì, ok, ci siamo anche con gli ingredienti. Perché potrebbe essere che su una ricetta potrebbe americanizzare la cosa. Invece è stato diligente. Va bene, adesso andiamo nel foglio di Google e ricopio due colonne, una con i nomi delle pizze e una con gli ingredienti. Ok, ho copiato nel mio foglio di Google i nomi delle pizze e i relativi ingredienti. Qui ho tolto chiuso a calzone la specifica perché non era di certo necessaria. In alto ho dato il nome pizze al mio modulo. E non dovete fare altro che andare in file e cliccare scarica e scegliere scarica. E scaricare in CSV. Una volta scaricato, torniamo su Canva. Prendiamo un post Facebook, va bene. Cioè adesso non è fondamentale il formato che scegliamo. Nella ricerca dei modelli potete andare qua. Io avevo già trovato qui un modello per velocizzarmi un po', però se fate per esempio pizzeria, vedete che vi dà diversi modelli. Poi scriviamo in alto pizzeria, ok, e vi dà diversi modelli. Oppure se potete cliccare anche pizza. Adesso io ne prendo una casa. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a ripigliare crea in blocco. Inserisci i dati manualmente o carica CSV. Questa volta carichiamo CSV e carichiamo il nostro foglio di lavoro. Una volta caricato, ci troviamo in questa situazione. Due campi dati trovati. Quindi qui abbiamo la colonna dove sono stati inseriti i nomi delle pizze e la seconda colonna dove sono stati inseriti invece gli ingredienti. Allora, cosa dobbiamo fare? Qui mi posiziono su pizza, clicco i tre puntini e faccio connetti dati. Margherita, ok, come vedete, la posso ingrandire un attimo,
Avete tra le parentesi graffe il nome, quindi va bene. Passare sotto alla parte, al box sotto di testo e collegare anche questo. Quindi facciamo i tre puntini, connetti i dati. Ok, per quanto riguarda gli ingredienti, che sono questi. Quindi facciamo continua. Quindi a questo punto potete selezionare tutto, come farò io in questo caso, perché io voglio creare 10 post per 10 giorni. Però potete anche cliccare sui punti che vi interessano da pubblicare e lasciare stare il resto. Crea a questo punto 9 pagine perché la prima io l'ho già creata qui, quindi crea 9 pagine e parte e crea in blocco. Quindi vedete qua mi ha messo le altre pizze di là o la margherita. Qui ho praticamente tutte le mie altre pizze con tutti gli ingredienti corretti. E al posto giusto. Allora, potete modificare tutto qui, quindi font, colori, volendo potete togliere lo sfondo, eliminare qualche elemento, inserirle degli altri, quindi potete modificare tutto come volete. Poi avete visto ci sono vari template qui nei progetti dove abbiamo trovato prima pizza, ok, come vedete, quindi modificabili tranquillamente perché vanno comunque modificati. Rendete tutto personalizzato alla vostra attività. Poi, se dovete cambiare le cose, ovviamente lo fate nella prima pagina, come abbiamo fatto prima, e modificate tutto in modo poi che tutti gli altri post siano coerenti. Allora, adesso possiamo vedere un'altra cosa. Una volta realizzati i nostri post, è possibile anche ridimensionarli in base alle piattaforme su cui vogliamo pubblicare. Andiamo qui in alto. Sempre un contenuto pro, clicchiamo ridimensiona. Qui vedete, avete questo, vi dice già ridimensiona post di Instagram. Questa è la misura dei pixel di questo post. Allora, potete scegliere qui sotto, vedete, vi dà varie soluzioni. Se no, potete andare qui e mettere, per esempio, non so, post di Facebook. Quadrato, paesaggio. Allora, quadrato mi ridà gli stessi pixel. Se io faccio, proviamo a fare questo così vi faccio vedere. Facciamo questo 1200x6,30. Posso fare copia e ridimensiona, cioè mi crea il progetto in un'altra pagina con le nuove dimensioni. Se faccio semplicemente ridimensiona, mi sostituisce a questi presenti, poi i post ridimensionati. Se io invece faccio copia e ridimensiona, vedete, parte ed elabora un altro progetto. Ok, questo era per farvi vedere, come vedete, molto grande. Ovviamente poi nel caso va adattato sulla base della piattaforma su cui decidete di postare e sulla base di ciò che volete postare, che può essere comunque anche una storia piuttosto che un post normale, scegliete il vostro ridimensionamento e vi ridimensiona tutto in blocco. Allora faccio condividi, pianifica sui social, questo, vedete, mi dà oggi è il 9 di maggio. Mi dà la possibilità di inserire questi post all'interno di questo calendario con delle ore precise. Qui scegliete il giorno in cui volete pubblicare, non so, per esempio il 25 maggio, qui l'orario, poi cliccando avanti, qui vi dà la possibilità di selezionare un canale, che può essere di Instagram, la pagina Facebook o la pagina LinkedIn, il profilo, eccetera, Pinterest, qui li trovate tutti. E le pagine che volete collegare. Una volta che avete fatto, cliccate fatto. Se volete scrivere anche una didascalia, salvare e pianificare. E ok, vedete, vi mette qui il calendario. E vedete che per il 25 di maggio io ho in programma questo, però non ho dato dove pubblicarlo, eventualmente può essere da qui ripreso e fatta la scelta poi di un canale dove pubblicarlo. Quindi è molto comodo, capite che potete programmare tutti i vostri contenuti.
e in maniera veloce anche, perché come vedete abbiamo creato più post anche in breve tempo. Abbiamo visto come ridimensionarli poi per le varie piattaforme social e arrivando sino a programmarli. Allora, poi un'altra cosa che volevo farvi vedere è la pubblicazione dei post in più lingue. Da qui sul lato sinistro poi ho traduttore, perché semplicemente l'ho già usato. Voi potete anche trovarlo nella home page se non l'avete ancora utilizzato. Vi troverete Scopri la magia di Canva e Scopri la voce Scopri il traduttore, ed è non è altro che questo. Quindi cliccando qui, come vedete, rileva automaticamente la lingua inserita, quindi in questo caso l'italiano, la rileva automaticamente. Qui possiamo impostare la lingua in cui desideriamo traduca e selezionando qui avete tutte le lingue. Poniamo, visto che è più facile che magari lavoriate anche sul mercato a lingua inglese o comunque la lingua inglese è sicuramente quella più utilizzata da tutti, anche da noni madrelingua, possiamo cliccare inglese. Comunque vedete sotto avete irlandese, islandese, ci sono tutte le lingue. Quindi clicchiamo inglese, applicata la pagina. Qui può essere una sola pagina o possiamo applicarlo a tutte le pagine. Quindi poniamo che lo applichiamo in questo caso, giusto per far vedere, alla pagina 1, cliccate traduci e anche qui comunque abbiamo un limite di traduzioni di utilizzi anche per l'account Pro e si aggiornano mensilmente sulla base di quando si è iniziato in buona sostanza a utilizzarlo. Adesso qui siamo nel mio account personale, quindi per farvi vedere appunto l'utilizzo degli strumenti Pro. Qui mi dice 499 utilizzi rimasti. Ok, facciamo traduci, vedete, procede alla traduzione e me la inserisce sotto. Create your own content with Canva, create cover images for social profiles. E poi vabbè, Digital Edu. Qui era creare immagini di copertina per i profili social e crea i tuoi contenuti con Canva. Qui poi potete divertirvi e sbizzarrirvi quindi con tutte queste lingue. Se andate nelle impostazioni, perché adesso vedete, io ho tradotto la pagina 1, poi per comodità mi sono fatta mettere sotto quella tradotta per farvi vedere. Però nelle impostazioni qui, allora, lasciate tranquillamente impostato, riduci la dimensione del font per adattarlo, perché ovviamente quando c'è una traduzione poi anche i numeri dei caratteri possono variare, quindi come possono diminuire, come possono aumentare a seconda della lingua in cui state traducendo. Qui io avevo lasciato duplica pagina durante la traduzione e vedete me l'ha messa sotto. Togliete questa spunta, avrebbe creato un'altra pagina. Quindi capite come può essere utile anche in questo caso se dovete creare post in un'altra lingua. Potete ben vedere c'è una certa velocità nel creare i progetti anche in altre lingue a questo punto. Bene, io termino qua. Spero di avervi dato anche questa volta dei contenuti che possono essere utili, avervi dato degli spunti sui quali lavorare o ragionare. Come sempre vi invito a cliccare un mi piace se il contenuto vi è stato di aiuto, o anche solo per l'impegno profuso all'interno del canale per i vari tutorial. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi ulteriori video tutorial che possono esservi utili e di condividere anche questi video tutorial con altre persone a cui ritenete possano interessare o comunque essere utili per la loro attività. Ribadisco come sempre che questi sono dei semplici passaggi che a voi non costano nulla perché io non sto chiedendo proprio nulla, però danno la possibilità al mio canale di raggiungere più persone che eventualmente hanno bisogno di questi suggerimenti. Io vi ringrazio comunque di avermi seguita fin qui e ci sentiamo alla prossima. Ciao!